Buongiorno cari amici, eccoci qui oggi per una nuova ricetta. Facciamo dei bei biscottini buonissimi, saporiti, facili da fare e anche veloci. Faremo i biscottini al cocco e caffè. Occorreranno 775 grammi di farina 00, 75 grammi di farina di cocco che io ho già miscelato insieme. Poi 40 grammi di zucchero, un uovo, 50 g di burro che ho già sciolto al microonde oppure nel pentolino come preferite, un bicchierino di rum, limoncello, grappa, un liquore che preferite voi, che vi piace, mezza bustina di lievito dove ho già messo la bustina di vanillina e un cucchiaino di caffè solubile in polvere. Ora, questa versione è per gli adulti, ovvio, liquore, caffè, non è il caso per i bambini, però se vogliamo fare la versione per i bambini, al posto del rum possiamo mettere il goccino di latte. E al posto del caffè possiamo mettere un bel cucchiaio di cacao amaro e verranno al cocco e cacao. Sono buonissimi. Ok, è semplicissimo. Dobbiamo fare nient'altro che mischiare tutti gli ingredienti, a parte il caffè, che quello lo metteremo dopo, e mescolare il tutto. Semplicemente. Allora, prima di mettere il lievito, diamo una mescolata. Così. Ecco qua. Ora aggiungiamo il lievito con la vanillina. Deve venire l'impasto così secco, asciutto, eh? È giusto così. Eccolo qua. Ok. Facile, facile. Adesso questo impasto dovrà riposare una mezz'oretta in frigo. Poi, quando faremo le palline, ne farò metà classiche al cocco e metà aggiungerò il cucchiaino di caffè. Se volete farle tutte al caffè, mettetene due di cucchiaini, qualcosina in più, insomma. Va bene? Ecco qua, l'impasto è pronto. Adesso lo vado a far riposare in frigo, lo copro con una pellicola. E una mezz'oretta e prepariamo i biscottini. Eccoci qui, mi sono portata un attimino avanti, ho preparato già quelli bianchi, quelli classici. Adesso ho messo un cucchiaino di acqua nel caffè per fare quelli al caffè, appunto. Vi ripeto, se volete farli con il cioccolato va bene uguale, insomma. Così magari possono mangiare anche i bambini e li fate felici. Ecco, praticamente adesso facciamo le altre palline e poi li cuociamo a 180 per 15-20 minuti, dipende chiaramente sempre dal forno. Quando vedete questi bianchi che si sono ben dorati, perché questi non li vedete dorati che sono scuri, ora sono cotti. Ecco. Allora, cominciamo a fare le palline. Prendete una porzione media, insomma, per fare una pallina e la pallottolate così. Semplicemente, facilissimo proprio. Vedete? Non ci vuole niente a farli. Qua. Adesso li sta, sono pronti. Adesso li vado ad infornare, il forno già è acceso, ben caldo, a 180 per 15-20 minuti. Vi ripeto, quando vedete che questi sono dorati, allora sono pronti. Se li volete fare più carini, diciamo decorati, li potete mettere nella sacca a poche e fate le ciambelline e vengono più carini. Però se li dovete fare per casa vanno bene pure così. Li vado a infornare. Adesso li sa. I biscottini sono pronti. Guardate che belli, vedete come sono ben cotti dentro. Rimangono morbidini. Eccoli qua. Si sa. Cocco e caffè. Sono pronti, sono buoni, sono profumati e noi se li andiamo a mangiare. Ciao a tutti, amici, alla prossima ricetta.